domande. Come al solito, ci sono le domande dei ragazzi abbonati al canale Twitch che verranno proiettate qui a schermo. Vi invito a non fare tante volte la stessa domanda perché poi passo subito, assolutamente. Buongiorno Alex, l'arrivo di Kostic è sicuramente merito tuo, ok, che nel sub talk avevo detto che serviva come il pane, e infatti io mi ricordo perché dopo abbiamo ricevuto le chiamate di Cherubini e di Arriva Bene che ci hanno chiesto ma Alex è affidabile, possiamo prenderlo davvero. Scherzi a parte, bel colpo, Depay a zero come lo vedi, può giocare esterno a fianco a Candusa nel 4-4-2 e fare da vice, per te il miglior vice in assoluto. Guarda, io ieri ho fatto un tweet su Depay, ancora la pronuncia non l'ho ben capita, fatto sta che Memphis per me è un grande sì. Perché? Perché c'è la possibilità di prenderlo a parametro zero, dato che ovviamente il Barcellona ha necessità di cedere in questo momento, ha necessità di salutare. Tra l'altro, da quanto ho capito, Depay è senza mur di magna in questo momento al Barcellona, perché mi pare di aver visto Lewandowski che contro noi aveva giocato col 12, ma era soltanto una cosa provvisoria, e infatti adesso dovrebbe avere il 9 che prima era di Depay, e quindi in questo momento dovrebbe essere libero di rescindere col Barcellona e di firmare con un'altra squadra, e a quanto pare la Juve è interessata. Romeo Agresti poco fa diceva che a breve ci sarà proprio un incontro tra la Juventus e i rappresentanti di Depay per capire la possibilità di tesserarlo, e quindi potrebbe arrivare. Comunque, ad ogni modo, come al solito quando parliamo di questi giocatori, poi porterò il video su YouTube e andrò a raccontare tutto quello che serve, la guida che sto creando in questi giorni. Riccardo si abbona per il terzo mese e dice: io spero solo che la Juve sappia quello che sta facendo. Guarda, io più di così, io l'anno scorso che cosa vi ho detto post finale persa con l'Inter? Ora c'è da fare un atto di fede, niente di più, niente di meno. Perché vi dicevo così? Perché ero convinto che non sarebbe cambiato nulla lato allenatore, lato dirigenziale, e quindi c'è da fare un atto di fede e sperare che sia sufficiente quello che si ha a disposizione adesso e quello che si farà negli ultimi giorni per fare una stagione fatta bene. Non so che altro dire. Ovviamente rimostriamo le emoticon perché sono bellissime. Guardate qua che figata, tutti i nostri bei giocatori. E poi Kostic come esterno basso, essendo 1,84, può farlo secondo te? Ma credo in realtà che non c'entri niente l'altezza in confronto al ruolo di terzino sinistro. Non penso che ci sia qualcosa di collegato. Io l'ho visto l'altro giorno giocare col Bayern Monaco, mi è sembrato un giocatore che difensivamente ci mette del suo, nel senso, c'ho ancora in testa quello scatto che fa sul 2-0 del Bayern per impedire al Bayern di fare tipo il 3-0, però mi è sembrato anche un giocatore molto pigro nelle scalate difensive, che certo, quando ha la possibilità di andare a campo aperto delle due ti fa il super scatto per recuperare, ma anche un paio di volte che magari i suoi compagni erano messi meglio, lui doveva essere in una posizione un po' più bassa, invece non era rientrato in tempo e il Bayern aveva fatto il gol del 4 e del 5-0, quindi due gol presi per una mancanza di posizione di Kostic proprio quando doveva andare a marcare. Non so se Allegri lo vedrà come terzino, secondo me è molto più plausibile vederlo come esterno alto, come ala, dove comunque abbiamo un buco. Grazie Shemos per la sub e benvenuto anche a te. Nicolas dice: comunque a me quel tweet con la foto e poi il video su YouTube di Del Piero Nedved un po' mi puzza. Guarda, ne ho parlato in realtà proprio oggi nel video che ho fatto, dicendovi io so che il contenuto che ho portato ormai qualche mese fa intorno a Pasqua oggi sembra vecchio, invecchiato male, cioè Andrea Agnelli che magari un giorno lascerà la Juventus e quindi cambierà anche la guida tecnica, però il fatto che Del Piero sia sempre più presente sui social della Juve, il fatto che anche l'altro giorno Nedved gli abbia fatto quella domanda sulla casa, io tra le linee, non sto dicendo che è un indizio, non sto dicendo che sarà così, però tra le linee ho notato un cercare di iniziare a metterlo in testa ai tifosi che Del Piero da qui a breve tornerà, che magari sono 2 anni, magari sono 3, però ormai Del Piero ha lasciato la Juve da 10, quindi penso anche che si sia superato un pezzettino, perché secondo me tra Del Piero e Agnelli c'era stato davvero un po' di attrito,
e magari dopo 10 anni si è semplicemente voltato pagina da persone mature. Non lo so, sono tutte cose che possiamo soltanto ipotizzare e basta, però secondo me Del Piero all'interno della Juve potrebbe entrarci, e dovesse uscire Andrea Agnelli ancora più probabilità, forse, vedremo un attimo. E ringrazio Pietro Barrese per il 10° mese di abbonamento, grazie mille Pietro. Attacco KVA, Kostic, Vlahovic, Angel, no, KVD, Kostic, Vlahovic, Di Maria. Sì, te dici attacco perché giustamente, come dicevo prima, anche secondo me verrà schierato in quella posizione lì, quindi sì, e poi quando tornerà a Chiesa vedremo. Ciao Tommaso, e no, chi fa 25 mesi di abbonamento, 25, come Rabiot, sei un uomo Rabiot, Vitto, mi dispiace, sei un uomo Rabiot. Per te ha senso Frattesi a 30 milioni se c'è Milinkovic a 60? Sono due giocatori completamente diversi, ragazzi. Cioè, Frattesi e Milinkovic è proprio diavolo e acqua santa, non c'entrano nulla l'uno con l'altro. Più che altro, io ribadisco, piuttosto che andare a prendere Paredes, piuttosto che andare a prendere Frattesi, che sono giocatori che qualcosa te lo danno, sì, ma non so che cosa, non so quanto. Io delle due quest'anno provo davvero a tenere tutti e tre, ragazzi, e stare con 7 centrocampisti e poi al massimo valutare a gennaio quello che accade. Però non prenderei Frattesi a 30 milioni avendo Rovella, Fagioli e Miretti già all'interno della rosa. Non lo farei, sono sincero. Per te il 3-5-2 potrebbe essere una soluzione, magari anche con l'innesto di Kostic, e così non dovresti risolvere il terzino sinistro. Allora, bella domanda in realtà, perché ci pensavo anche prima. Io rimango sempre dalla mia idea. Secondo me la Juventus l'anno prossimo giocherà 4-3-3. È probabile che giocherà 4-3-3 a questo punto, per via del fatto che non sembra esserci stato un particolare problema sulla fase di non possesso con Di Maria in campo. E quindi credo che nasca l'idea di giocare 4-3-3 con particolare libertà tattica Di Maria e comunque farlo scendere eventualmente sulla linea dei centrocampisti. Quindi secondo me sarà così. Però non mettiamo la parola fine, non mettiamo un punto definitivo sul 3-5-2, perché ovviamente, come dici te, Kostic si sposa bene con una difesa 3, poi però dall'altra parte dovrebbe esserci Cuadrado per forza di cose, o De Sciglio, perché a destra non abbiamo dei grani esterni a tutta fascia se non Cuadrado. E quindi non lo so, è abbastanza difficile comunque secondo me la difesa 3, però ripeto, non l'escludo a priori, secondo me il modulo di riferimento sarà con la difesa 4. Ciao Rino, grazie mille, sono contento anch'io. Questa è già da cambiare. Chi è? È talmente piccolo che non riconosco. Con Chiesa a questo punto Di Maria gioca seconda punta. Questo invece secondo me è da prendere in considerazione, perché potrebbe essere anche un 4-2-3-1, per dire. Cioè la base con la difesa 4 ti apre la possibilità 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-1-2. Anche se vogliamo l'albero di Natale, 4-3-2-1, magari con due trequartisti. Quindi sì, cioè secondo me c'è la possibilità di vedere Di Maria giocare seconda punta, è molto probabile comunque che parta da destra, come abbiamo visto quasi sempre in questo precampionato. Per te il centrocampo, preferisti Paredes o Frattesi? Guarda, ho risposto pochi minuti fa esattamente la stessa domanda. Buon pomeriggio signori. E anche a questo sul 3-5-2 ho già risposto. Su Depay invece vorrei creare un bel contenuto di quelli soliti che vi sto portando in questi giorni, come ho fatto con Firmino, con Werner, con Kostic. Lo facciamo anche su Depay tranquillamente, ed eventualmente anche se dovesse arrivare Paredes o davvero Frattesi, faremo anche su di loro, perché no, o su un centrale di difesa che dovrebbe poi arrivare magari al posto di Rugani. A quanto speri possa partire Rabiot? Bella domanda questa. Guarda, ti dico, essendo un giocatore che è arrivato a parametro zero, un giocatore che non mi ha fatto innamorare particolarmente, un giocatore che scade tra 12 mesi, anche meno in realtà, perché scade a giugno, quindi tra 10 mesi, 11, io credo che ogni cifra sia corretta. È ovvio che se siamo sopra i 10... è un bel colpo in uscita Rabiot sopra i 10, dopo quello che è stato, perché ti togli uno stipendio ingombrante, perché è un giocatore in scadenza, perché è un giocatore che il centrocampo della Juve non ha mai fatto chissà che cosa, se non, se vogliamo, nell'anno di Pirlo, dove secondo me è stato uno dei migliori in assoluto a centrocampo, forse il miglior centrocampista in assoluto. Però non piangerei per la cessione di Rabiot, sono sincero. E leggo che addirittura si sta ragionando sui 15 a salire, quindi magari ben venga.
Come lo vedo Frattesi? Sarebbe un giocatore che aggiunge corsa e qualità al nostro centrocampo oppure Paredes che è un giocatore più difensivo? Grazie. Beh, sicuramente per Allegri vedo meglio Paredes, perché è un giocatore con più esperienza anche internazionale, un giocatore che in nazionale è un titolare, un giocatore che nel PSG è un titolare, un giocatore che comunque la Serie A la conosce, un giocatore come piace ad Allegri anche lì davanti alla difesa. Quindi delle due probabilmente per Allegri ha più senso Paredes. E se devo fare un investimento sulla Juventus, delle due prendo Frattesi perché è un giocatore più giovane, però bisogna ragionare sull'allenatore che siede in panchina, quindi probabilmente per caratteristiche è più adatto Paredes, ma come ho già detto tante volte, almeno nessuno dei due è un giocatore in grado di cambiarti il centrocampo, poi magari arriverà uno o l'altro, magari tutti e due, e mi innamorerò di loro. Oggi possiamo soltanto dire quello che ci aspettiamo e basta. E grazie mille a Corrado per la sub, benvenuto anche a te, abbiamo anche completato l'hype train, ragazzi, di livello 4 mi pare, grazie mille, gentilissimi. Comunque il vero problema della Serie A è il giro di affari. Fin quando tutte le squadre di Serie A non avranno le infrastrutture, almeno della Juve, nei prossimi anni la differenza con la Premier League sarà più ampia. Ma guarda, io ti dico, secondo me hai toccato un tasto molto interessante, ma anche banalmente perché in questo momento, fateci caso, i giocatori che arrivano alla Juventus e che scelgono la Juventus, e per giocatori non intendo i Pogba o i Di Maria, Pogba perché è già passato e Di Maria perché ha fine carriera, ma i giocatori giovani, cioè se oggi un giocatore giovane deve interessarsi a venire a giocare in Italia, piuttosto va da un'altra parte. Ma io non lo biasimo. Oggi siamo davvero indietro in Italia, sotto il punto di vista del calcio, sotto il profilo del calcio. Però qui non, è un problema ancora più grosso, perché basti pensare alla Juve, che ha dovuto comprare un pezzo di terra al comune di Torino per costruire. E il comune di Torino se l'aveva libero, l'ha venduto. Milano stanno facendo fatica, Milano, Roma, stanno facendo fatica da anni nel cercare di costruire uno stadio nuovo. Noi abbiamo degli stadi che sono stati costruiti probabilmente, non dico tutti, ma forse qualcuno anche prima, per Italia 90, perché dovevamo preparare il mondiale. E quindi stiamo parlando di più di 30 anni fa, infrastrutture che sono vecchie, stadi terrificanti. Io sono stato in tanti stadi in Italia, ragazzi, per quanto sia magari imponente San Siro, per dire, è uno stadio vecchio, poi l'hanno modernizzato dentro, è sicuramente più svecchiato, però anche solo andare su per le torri di San Siro, che sono bellissime perché ti dà un effetto, ma è tutto cemento, è tutta una roba che si vede che appartiene a un'altra epoca. Quindi ben venga il fatto che si mettano a posto gli stadi, ma anche solo i campi della Serie A sono brutti. E poi possiamo parlare dei ritmi, possiamo parlare della competitività. Certo, ma quello è un problema sportivo, questo invece è un problema politico, perché i comuni difficilmente danno la possibilità di costruire altre cose alle squadre. Quindi questo sì, questo è un problema. Ciao Ale, grazie per la sub, gentilissimo. A centrocampo, ha veramente senso prendere Frattesi per 30 milioni quando abbiamo Gerroso, Fagioli, Rovella e Miretti? Ma io ho già risposto anche prima, Mattia, però su Frattesi, io su Frattesi... un po' di dubbi ce li ho, nel senso, non per il giocatore, che possa interessare alla Juve, ma ti spiego anche il perché. Perché l'unico che ha fatto il nome di Frattesi è Di Marzio, e pochi minuti fa Di Marzio ha pubblicato un post che diceva: comunque, se escono Rabiot e Arthur, è molto più probabile Paredes che Frattesi per la Juventus. Quindi non credo che sia un nome. Tra l'altro sto vedendo che anche il Napoli, che sta trattando Raspadori con il Sassuolo, sta avendo le stesse difficoltà che abbiamo avuto noi l'anno scorso, perché il Sassuolo comunque è una bottega cara. Frattesi era stato un nome sia per la Roma che per il Milan, poi entrambi hanno deciso di lasciare stare, magari proprio per il discorso legato al cartellino troppo elevato. E poi torniamo al discorso di prima, no? Della Serie A e delle altre degli altri campionati più competitivi come la Premier. Anche, cioè, noi in Italia ci facciamo pagare i giocatori che hanno fatto una stagione buona come loro, quindi poi diventa anche difficile avere dei trasferimenti interni di questa portata. Ma lo stesso Bremer, ma non ve l'ho mai nascosto, che secondo me è stato pagato tanto, è un trasferimento interno, una Serie A molto oneroso, molto. Nome nuovo, come dicevi tu nel video ieri, Frattesi. Pensi che tra Paredes e lui arriverà solo uno? Io dico dall'uno allo zero. Dall'uno allo zero, per quanto mi riguarda, perché io non metto nemmeno per certo che arriverà Paredes. Sicuramente è un nome che alla Juve interessa, però non è detto che arrivi. Sono reali i contatti con Muriel? Ma questo lo dovrei chiedere ai vari giornalisti, Greg. Mi dispiace non poterti rispondere a questa domanda, ma
non ne ho la più pallida idea. Unis Ronaldo, assolutamente. Mesken Club, cioè dite che è catalano, e poi tratta come cani i propri calciatori, bello. Ma il Barcellona c'è una situazione molto complicata in questo momento, ragazzi. Sto leggendo che fanno fatica veramente a tesserare per la Liga tutti i nuovi acquisti, e sarà interessante cercare di capire come si muoverà il Barcellona quest'anno. E tra l'altro leggevo prima che ancora il nome di Bernardo Silva sembra essere non tramontato, quindi stanno facendo uno squadrone, però bisogna anche vedere un attimo se riescono a tesserarli. Parere su Depay? Mi piace. La nuova dirigenza, se riesce a piazzare Arthur, il Valencia inoltre ha ceduto a 35 milioni Guedes e Rabiot fa un capolavoro, ma vedo le milanesi ancora avanti. Purtroppo finché continuiamo a pagare gli errori paratici non potremo mai essere la vera Juve. E credo che il prossimo anno, riscatto Ken e credo cessione e rescissione di Sandro, sia un mercato più importante di questo. E io mi aspettavo questo, un mercato importante invece. E magari lo diventerà, però inizio a pensare di no. Sono abbastanza onesto nel dirlo. Arthur, se esce a condizioni molto svantaggiose per la Juventus. Su Rabiot sembra esserci un'altra idea, però io più che le cessioni devo per forza di cose concentrarmi sugli ingressi che sono vincolati alle cessioni, quindi quello che dici te è giustissimo, quindi bisogna pensare prima a cedere, però mi aspetto anche quel qualcosa in più poi, perché se no semplicemente davvero si fa molta molta fatica. E Alessandro non c'è bisogno di rescissione, basta non rinnovarlo l'anno prossimo. E grazie mille a un comodino magico che dice: io penso che Alessandro potrà essere il nostro trascinatore, pronostico 34 gol e 41 assist. Se succede, perché l'ho toccato l'altro giorno, gli ho passato la mia potenza, la mia forza. Posso dire che anche solo a guardarlo sembra che abbia due palle quadrate il caporale, ma il caporale chi è? Kostic. Non è il comandante che è Savic, abbiamo tutto l'esercito della Serbia. Magari futuro presidente qua, stiamo parlando di Alessandro Del Piero, immagino di ADP. Paul Lopez. Sì. Depay e Kostic, ottimi acquisti secondo me. Adesso su Depay andiamo un po' più cauti, su Kostic possiamo sbilanciarci probabilmente un po' di più. A centrocampo Paredes non è il nome che scalda, anche se lo capirei più di Frattesi, che è quello che dicevo prima, che non mi convince per niente. No, a me non è che non mi convinca Frattesi, secondo me è un buon giocatore, però bisogna valutare le condizioni, bisogna valutare per chi arriva. In ogni caso, se partono sia Rabiot che Arthur, o responsabilizzi ancora i più di tre giovani oppure devi intervenire sul mercato. Guarda, io ti dico sui giovani, perché noi parliamo tanto di giovani, di valorizzazione dei giovani, di coraggio che manca in Italia, che manca la Juve, e io sono d'accordissimo con questo. Però, secondo me, partire con l'idea di dire che la Juve deve valorizzare i tre giovani, secondo me si sta andando tanto in là. Cioè, se rimarranno davvero tutti e tre, io mi aspetto che almeno uno possa avere meno spazio, e per meno intendo molto meno. Quindi la valorizzazione, ragazzi, è un processo lungo, difficile, nel quale bisogna avere pazienza e fiducia. Quindi se rimangano tutti e tre e con sette centrocampisti in rosa, io non credo che saranno valorizzati tutti e tre, ma questa è la mia umile opinione. Kovladi sembra una nuova variante del Covid. Secondo Sky Sport, Monza pronta a chiudere Rovella in prestito. No, in prestito l'ho aggiunto io, insieme al difensore Marie. A questo punto, se fai fuori Arthur, Rabiot e Rovella, basterebbe solo Paredes o non dovrei prendere un altro? Allora, facciamo due conti. Se fai fuori Arthur, Rabiot e Rovella, ti rimangono Miretti, Fagioli, Locatelli, Pogba, Zaccaria e McKennie. E aggiungendo Paredes vai a 7, che è un numero molto alto. È un numero molto alto di centrocampisti. Secondo me 7 centrocampisti hanno senso solo se tieni tutti e tre i ragazzi, perché se no il numero giusto è 6. 5 è poco, 6 è giusto, 7 è troppo, secondo me. Ma un 3-4-2-1 con Depay, Di Maria dietro Vlahovic e Kostic e Cuadrado esterni è quello di cui abbiamo parlato prima. Secondo me la difesa 3, ragazzi, rimane ancora la sfavorita rispetto alla difesa 4, però mai dire mai.
Però vedo che l'opzione di difesa 3 vi sta intrigando, eh? Però un 3-5-2 con l'arrivo di Depay, magari più avanti un Chiesa non più scattante come prima per poter farlo esterno, sarebbe anche un modulo adatto. Il problema è che mancherebbero i quinti di riserva. Il problema è quello. Il problema è esattamente quello. Che se, cioè, anche banalmente, adesso te hai detto una cosa giustissima che condivido, ma se vogliamo fare una stagione con il 3-5-2 e poi durante il calciomercato abbiamo fatto 0 quinti, abbiamo acquistato 0 quinti, mi sembra una follia. Quindi anche questo secondo me è ancora più indice che la Juve giocherà con la difesa 4, non quella 5, perché il mercato degli esterni secondo me a questo punto l'anno prossimo deve diventare una priorità, che già quest'anno doveva essere una priorità, è stato abbastanza snobbato, a meno che da qui a fine mercato non cambi tutto. Non credo, però sì, mancano i quinti, ma secondo me anche i titolari. Comunque al posto di Depay prenderei tutta la vita Zaniolo, ruolo diverso, Zaniolo più esterno che ha lo strappo per saltare i giocatori avversari e creare superiorità che fatichiamo a trovare al momento. Guarda, io ti dico che se la Juve prende Depay e Kostic, che ha già chiuso, e Zaniolo potrebbe comunque arrivare a patto che possa uscire Moise Kean. E attenzione che su Moise Kean potrebbe esserci un ragionamento da fare, perché l'altro giorno è arrivato in ritardo alla partita, è stato escluso per motivi disciplinari. Oggi Giovanni Albanese diceva che in questi giorni si troverà la Juve e il suo entourage per discutere quello che è accaduto, e Nico Schira invece dice ancora di stare attenti perché potrebbe uscire, quindi non escludo nemmeno questa cosa qua. Stiamo attenti, monitoriamo il nome di Kean, perché potrebbe essere successo qualcosa l'altro giorno con l'esclusione della partita. Immagini di Miretti, di cui tutti ormai ci siamo già innamorati. Io penso che uno come Paredes ci serve come il pane, qualità e palleggiatore che ci serve, così anche da spostare Loca a centrocampo. La mia unica preoccupazione sarebbero gli infortuni. Ma guarda che di default la lettura è corretta, c'è un giocatore che dia ordine, qualità, tempi di gioco alla manovra della Juve, serve, e serve da tanto, e lo sappiamo da tanto. Paredes non è nemmeno un calciatore scarso, io non lo considero un giocatore scarso, anzi secondo me è un buonissimo giocatore. E sono anche convinto che sì, spostare Locatelli da lì e metterlo più avanti, riuscireste a valorizzarlo anche maggiormente. Dipende quanto costa, cioè Paredes è un classe 94, non puoi andare a pagare un classe 94 25-30 milioni di euro come sembra chiedere in questo momento il PSG. Se arriva in prestito va benissimo. Però allo stesso tempo non ti stai fidando di Rovella o di Miretti o di Fagioli, e quindi credi che sia necessario comunque qualcosa di più, qualcosa di diverso. Poi gli infortuni sono un tema, assolutamente. Però tutto quello che hai detto non è sbagliato. Cioè io non sono contro l'arrivo di Paredes. Se arriva, io tifo Paredes, perché è un giocatore della Juve. Però sulla carta non mi sembra il nome giusto, perché le condizioni non mi sembrano molto favorevoli. Giopa 05, risposta sincera, quanto sei preoccupato per questa stagione? Domanda da scolpire nella pietra. Molto. La risposta è molto. Molto perché? Per più motivi. Perché dall'anno scorso a quest'anno non mi sembra che sia cambiato tanto a livello di rosa in questo momento qua, a 6 giorni dall'inizio del mercato. Molto perché sarò molto esigente con Allegri in questa stagione, dato che l'anno scorso credo che abbia avuto davvero poco coraggio in determinati momenti della stagione, e che probabilmente insistendo su una linea che in certi momenti aveva addirittura provato a tracciare, col senno di poi probabilmente si sarebbe andati meglio. Io ho ancora negli occhi i minuti in cui rimontiamo all'Olimpico il gol dello svantaggio contro l'Inter in finale di Coppa Italia. E c'è stato un periodo di tempo in quella partita in cui avevamo davvero completamente messo sotto l'Inter, ma decisamente completamente. E poi ci siamo rifermati, riabbassati, rintanati, abbiamo smesso di crederci, abbiamo smesso di giocare. E quante volte l'ho detto che quella dell'anno scorso non era una squadra che poteva semplicemente accontentarsi di gestire il vantaggio perché non lo sapevamo fare. E nonostante questo si è sempre andati in quella direzione. Quindi sono preoccupato perché a questo punto Allegri dovrà dimostrare di essere un allenatore che riesce a stare al passo coi tempi e che riesce a tornare a vincere e che riesce a rimettere la Juventus in una condizione di vantaggio. Perché in questo momento la Juventus, ragazzi,
da due, gli ultimi due campionati è arrivata due volte quarta e non può essere assolutamente considerata la favorita per lo scudetto, a maggior ragione dopo un mercato in cui sono usciti tantissimi giocatori e in questo momento ne sono arrivati 3-4 se contiamo Kostic, più due ragazzi di belle speranze come Rovella e Fagioli, che erano nostri e sono tornati, e Gatti, un altro, 3. Quindi secondo me in questo momento, per quello che è il campionato di Serie A, noi la rosa ce l'abbiamo a livello qualitativo, non ce l'abbiamo a livello numerico, e qualcosa va fatto. E Costi c'è un nome, Depay secondo me è un altro grande nome, io sarei gasatissimo per Depay, però poi ragazzi bisogna metterle insieme tutte queste cose, e non si può continuare a pensare che la Juventus possa fare delle stagioni come le ultime due, e serve anche quel coraggio in più da parte dell'allenatore, e serve anche quell'orgoglio in più da parte dei calciatori, perché secondo me sono due cose che sono mancate tantissime dall'anno scorso, sia da parte di Allegri che da parte dei giocatori. Mi è sembrato che andasse bene, che fosse ok comunque, e non era ok, lo sappiamo bene. Se arriva bene, riesce a prendere 20 milioni dalla cessione di Rabiot, diventa ufficialmente il miglior dirigente della storia a mani basse. 20 milioni per Rabiot sarebbe mica male, eh? In effetti sarebbe mica male davvero. Se dovesse arrivare anche Depay, non sarebbe un eccesso di Mancini? Oddio, Rabiot, vabbè, no, dovrebbe uscire. Kostic, Depay, Di Maria, Sandro, ne conto 4. Ce ne sono altri che non mi tornano? Bernardeschi è uscito, Dybala è uscito, Chiellini è uscito, non mi sembrano tanti 4. Pellegrini 5? No, non sono tanti, dai, non sono tanti. Cioè, poi tra l'altro, esatto. Ah, Vlahovic. Giusto, ma poi scusami un attimo, ma Depay non è destro. Depay non è destro. Io ho visto fare una marea di gol di destro, se è mancino è clamoroso. L'altro giorno ho visto uno che era spalle alla porta, si è girato e poi è andato di destro. No dai, Depay è destro. Vediamo. Memphis Depay. Profilo. No, si sono aperte le pubblicità. È destro, ragazzi, Depay. È destro. È destro, è destro. Poi magari sa usare molto bene anche il mancino, ma è destro. Felix, grazie mille per il 17° mese. E Illumini Web, grazie mille per la sub. Benvenuto, benvenuto. Ci serve un regista al più presto. O se vuoi fare una mezzala, l'unico è Milinkovic. Non vai a prendere Frattesi, che per carità, buon giocatore, buon prospetto, ma ti risolve niente, che poi lo pagheresti 25-30 milioni. No, più che altro, sai cosa? Milinkovic-Savic, se lo vuoi prendere perché vuoi creare Pogba da una parte e Savic dall'altra, e allora Locatelli lo metti davanti alla difesa, ci sta. Se no, se non hai possibilità di far Savic e vuoi un regista, allora capisco Paredes, però il livello di Paredes e il livello di Milinkovic, secondo me, sono differenti. Point of view, Frattesi non mi convince, perché prendo una mezzala giovane di altri e quindi pagarla magari anche abbastanza, togliendo magari posto a Fagioli. Ma infatti io non capisco perché non cerchiamo, cioè finché non ci sono i talenti, non ce li hai e dici te, vabbè, faccio un po' fatica. Però Fagioli e Rovella, io non dico nemmeno Miretti, perché Miretti è un 2003, è un giocatore dell'under, se vogliamo, in questo momento. Ma Rovella ha già fatto della Serie A, Fagioli ha fatto una promozione con la Cremonese dalla B alla A, cioè sono stati convocati in nazionale anche, cioè non capisco, cioè sono giovani per esperienza questi, ma non perché sono giocatori che oddio che cosa fa, cioè mi sembrano dei giocatori da cercare di valorizzare, ce li hai, cioè non li avessi, ok, ma ce li hai, sono tuoi, sono lì, ci sono. E quindi io proverei. Chi daresti via in questo momento? Penso che Rabiot possa essere uno dei nomi in uscita, che Arthur possa essere uno dei nomi in uscita. Io aggiungerei anche Rugani e Alexandro, anche De Sciglio si poteva mettere, ma è stato rinnovato, quindi sicuramente no, e andrei a prendere un terzino sinistro forte
per la Juve da fare il titolare, e è un giocatore come Milenkovic per completare il reparto. No, oh, ma Depay ok, ragazzi, per le condizioni in cui arriva Depay ok. No, 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 preferirei Depay. Preferirei Depay. Per quanto Muriel sia sempre stato uno dei nomi che per, cioè, che nella mia testa potevano essere ok, però me lo sono sempre immaginato come giocatore perfetto quando ancora c'era Cristiano Ronaldo, anche perché stiamo parlando di qualche anno fa. Muriel cos'è, un 90, un 91? Andrei su un altro profilo. Ah no, beh certo che Alessandro sia un fenomeno, non ci sono dubbi. Ieri mi ha anche messo, mi ha messo like a un tag su Instagram in una foto, sono rimasto malissimo, vabbè. Ma Frattesi non vogliono 30, ma di più, perché ha rifiutato 25 della Roma e aveva una clausola del 30%. A me credo che sia un motivo in più per non andare nemmeno a sedersi al tavolo. Depay in prestito può essere una soluzione oggettiva per l'attacco. Paredes invece frenato anche dalla non partenza di Arthur. Ma anche Paredes in prestito, a meno che non ci sia l'obbligo di riscatto a 30 milioni, può essere un'idea. Più che altro Depay non arriverebbe in prestito. Depay arriverebbe a titolo definitivo a parametro zero, perché il Barcellona ha necessità di svincolarlo, come è successo per Messi l'anno scorso. Il Barcellona deve togliersi degli stipendi dal monte ingaggi, deve avere meno giocatori a bilancio, se no non può iscrivere altri giocatori. De Ligt 77 e Brenner 49, Cucurella la 72. Vabbè, sì. Cioè, ok. Che ti devo dire? Che te devo dire? Io credo che quando torneranno Pogba e Chiesa, Allegri proverà Kostic anche la terzina in un 4-3-3 per fare una corsia veramente forte. Io invece non sono di questa idea, ma nel caso me lo auguro. Non mi dispiacerebbe se fa così. Boom! Vabbè. Ok. O Alessandro Alfanta, quindi farà andrà in doppia cifra di gol e assist. Sì, spero di non autogol e di non passaggi a quegli altri, però speriamo così. Se dovessero uscire Rugani, Arthur e Rabiot, chi pensi possa entrare? Beh, per Rugani io temo Acerbi, da una vita che dico che temo Acerbi, ma spero Milenkovic, o comunque un difensore mancino, cosa che non è Milenkovic, un difensore che possa giocare sul centro-sinistra e che possa comunque anche provare a rubare il posto da titolare a Bonucci. E se escono Arthur e Rabiot, credo che davvero il nome sia Paredes, però vediamo. Per i trasferimenti interni in Serie A io farei il contrario di quello che fanno in Premier, ossia in Premier strapagano, seguendo una specie di patto interno per far girare più soldi. I giocatori del proprio campionato, vedi Grealish o Cucurella. In Serie A dovremmo fare il contrario, avendo meno soldi bisogna far circolare quei pochi nelle piccole società che possano far crescere i giocatori e agevolarne l'acquisto ai top club italiani. Sai io che cosa farei? Io dico una cosa, adesso farò la figura del nostalgico, d'accordo, ma io ripristinerei le coproprietà. Io farei questo, perché banalmente, se io ho un calciatore, io sono un top club e ho un calciatore giovane, interessante, a cui voglio fare dell'esperienza in Serie A, e nel mio team magari non c'è spazio per lui, io lo do volentieri al Sassuolo, glielo do perché so che sanno valorizzare i giovani, sanno farli esplodere, ma loro penseranno giustamente, ma perché io ti devo fare un favore? Per quale motivo io ti devo valorizzare un calciatore quando magari potrei valorizzarne uno mio che mi viene fuori dal vivaio o interessante andare sul mercato per prenderne un altro a valorizzare? Se è in coproprietà è anche del Sassuolo e quindi c'è interesse da parte della società perché a tutti gli effetti è un calciatore suo. Poi se fa bene si va alle buste oppure si cerca di comprare l'altra parte del cartellino e si riporta a casa dopo aver fatto dell'esperienza in una squadra di Serie A che valorizza i calciatori e che poteva aver cercato di fare una scommessa per magari guadagnarci dei soldi, che se vogliamo la coproprietà che oggi non c'è più è lo stesso principio della recompera. Mi va benissimo vendere un calciatore, venderlo con un dato di recompera, con un tetto di recompera. Per lo stesso motivo non ha senso, se no per la squadra che deve prenderselo, andartelo a valorizzare. A meno che non sia talmente tanto forte che, però allora se è talmente tanto forte che non ha nemmeno senso forse fargli fare la stagione da qualche parte in Serie A, me lo tengo dentro. Quindi secondo me, dato che non c'è più la coproprietà, io insisterei tantissimo sulla cessione definitiva con recompera, non con la percentuale di rivendita, che quella non serve a niente, chi se ne frega se prendo 3 milioni perché me lo vendi fra 5 anni a un'altra squadra. Delle due ti do 20 milioni in più, 10-15 milioni in più, va bene, te li ridò
però quei 10 milioni sono la valorizzazione di un calciatore che sennò diversamente mi sarebbe costato 30 milioni come Frattesi. Quindi io farei un ragionamento di questo tipo qua. Secondo te, con i soldi della Juve per acquisto di Bremer, il Torino si farà lo stadio nuovo? No, non credo che... Cioè, non lo so, cioè, non ho più pala idea, boh, non credo. Oh, ciao Magix. Ciao, ciao Magix. Bello, bello il nome Magix99 così. Come l'hai fatto? Lo voglio fare anch'io, bello. Però come si fa a dire che non sia un mercato importante questo? Pogba, Di Maria, Kostic, Bremer e nel caso anche dei Pai Paredes sono nomi di alto livello. No, ma attenzione, io non dico che non sia un mercato importante. Infatti ho detto lo potrebbe diventare. Io dico che per essere a 6 giorni dall'inizio del calcio mercato della stagione abbiamo ancora dei grossi buchi. Cioè, se avessimo preso Pogba, Di Maria, Kostic, Bremer, Depay e Paredes e avessimo tutti a disposizione da almeno 10 giorni pronti per andare a giocare con lo Sassuolo, sarei contentissimo. Ma questo non è così. Gli unici che sono arrivati sono Pogba, Di Maria e Bremer, di cui Pogba purtroppo si è fatto male, ma qua cosa puoi farci? Kostic arriverà adesso, quindi ha 5 giorni, 4 giorni per lavorare e per partire titolare. Depay e Paredes, va bene, Depay ci stiamo ragionando, magari ci incontriamo con la gente, lo mettiamo sotto contratto, ok. Però che cosa sa poi Depay di quello che vuole Allegri? Paredes, quando arriva nel caso... L'anno scorso, ragazzi, ci sono costate caro, le prime giornate di campionato fatte in un certo modo. Il mercato importante, ci sta considerarlo importante se arrivano davvero questi 6-7 nomi. Ma, però perché non sono arrivati prima? Cioè perché siamo stati così indietro? Perché ci dobbiamo presentare con la rosa così raffazzonata, con infortuni e squalifiche già in crisi, in emergenza la prima giornata di campionato? Non mi piace, è una cosa che non mi piace. La situazione del Barcellona fa capire la sua permanenza nel progetto Superlega. La Juve, come hai detto qualche giorno fa, è fortunata ad avere la famiglia Elkan dietro. Un saluto ad Antovigo. Antovigo? Ah, è il tipo che l'altro giorno scriveva in chat, dicevo di volo, ho già sentito. Ma Elkan, a me ha fatto ridere che la gente si sia messa a criticare Elkan. Cioè, io capisco che uno mi possa dire, guarda, a me Agnelli non mi ha convinto negli ultimi anni per questo, questo e questo. Ma Elkan è la proprietà. Cioè, chi mi dice che Elkan, ad Elkan non frega niente della Juventus? Ragazzi, ma questo ha messo quasi mezzo miliardo, forse più di mezzo miliardo di euro dentro la Juventus negli ultimi 2 anni, se no noi eravamo gambe all'aria. Mezzo miliardo. Ma chi è che... Non vi dico in Italia, io vi dico in Europa, che mette mezzo miliardo dentro una squadra per aumento di capitale, perché se no si va gambe all'aria. Perché non si è lavorato bene, perché se si lavorava bene non c'era bisogno di mettere mezzo miliardo. Poi va bene, c'è stato il Covid, lo stadio chiuso, quello che volete. Però mezzo miliardo è stato messo lì così, per coprire, per essere a posto, perché sennò non si era a posto. Non mi sembra poco. Cioè, c'è uno che non gliene frega niente, mette mezzo miliardo, figurati uno che gli frega qualcosa. Scusa Luca, ma le cose che stai leggendo dove si possono scrivere in chat? Su Twitch no, guarda, quello che scrivi... Faccio vedere se compare anche questo messaggio. Vedi? Sto semplicemente seguendo l'ordine. Ti ringrazio per i 50 bit, do sempre la priorità. Ovviamente ai bit e alle sub, però leggo tutto. Devo solo ritrovare il messaggio al quale eravamo arrivati prima, ma leggo tutto. Qua ci siamo già passati. Eccoci qua. Biennale, si parla già di biennale per Depay, cioè Depay a parametro zero, ok, non sapevo fosse biennale, magari non è nemmeno vero, adesso vediamo. Ciao Luca, sono tuo grande fan, guardo ogni tuo video, molto bene, e ti do il benvenuto anche in live. Io non capisco perché anche a livello di regia e produzione non lavorino meglio per rendere più belle esteticamente le partite. Certo, in Inghilterra e in Bundesliga hanno stadi più belli e prati verdi, ma se non puoi costruire gli stadi almeno su un prato e ciò che viene inquadrato dalla telecamera puoi lavorarci, come diceva Boris, forse non si possono fare riprese più belle di quelle delle pubblicità. Ma io ti dico anche l'impatto, cioè avete mai guardato una partita di Premier in inglese? Io non interamente, però tante volte mi appaiono gli highlights delle partite di Premier in inglese. Quanto ti carica la telecronaca in inglese? Quando ti carica l'idea di uno stadio completamente unito in una bolgia che fa scoppiare i timpani? Cioè io in Inghilterra vedo delle cose diverse dall'Italia,
Noi in Italia siamo bravissimi a livello di tifo, noi sulla Juve negli ultimi anni sappiamo tutto quello che è accaduto e quindi meno, le coreografie degli stadi bellissime, però l'Inghilterra mi dà quel qualcosa in più, mi dà quell'idea in più. Sarà che io non... questa è una cosa mia puramente personale, a me sta sulle palle vedere magari una coreografia o un cartellone, uno striscione in cui non si dà sostegno alla tua squadra quanto più si offende quell'avversaria. È una roba che trovo terrificante. Io quando vedo i tifosi del Liverpool che mi chiamano, che mi cantano You Will Never Walk Alone, che sono tutti abbracciati, sono innamorati di quello che... per quanto un tifoso della Juventus il Liverpool non possa particolarmente stare simpatico per ovvie ragioni, ma a me quelle robe lì emozionano. Io non ci sono passato su quello che purtroppo è accaduto, non ci sono passato per l'Eisel. Però vuol dire che in Inghilterra hanno avuto dei problemi molto più grossi forse anche di quelli che abbiamo noi in questo momento e hanno lavorato per sistemarli, perché gli hooligans, ragazzi, è una cosa che, cioè, sono esistiti, sappiamo tutti che cos'è accaduto in Inghilterra anni fa, e adesso guarda dove sono, perché hanno avuto le palle a un certo punto di dire: sapete cosa, non ci andava più bene la lega inglese che avevamo in precedenza, creiamoci una Premier League, creiamo qualcosa di diverso in grado di dare qualcosa di diverso al calcio. La Premier League è nata nel 92, come la intendiamo noi, sulle ceneri del vecchio campionato inglese, perché hanno avuto la volontà di fare qualcosa di diverso. E invece noi continuiamo a iniziare sempre tutte le stagioni, sempre uguali, tutto uguali, e credo che anche questo influisca tanto sul livello del calcio. Ciao Sama, grazie mille per la sub di livello 1. Grazie mille, benvenuto. Finché mi devo mettere mani in testa con... perché vabbè, viene da ridere quando tocca palla Alessandro. Detto questo, fare un 3-5-2 fin quando non arriva a Chiesa ci starebbe, secondo me, con Kostić e Cuadrado esterni. Ma il punto è che se poi a Cuadrado viene la cacca, come ha in questo momento, chi ci metti lì? Chi ci metti? Depay si sta avvicinando alla Juventus da free agent, Nicolò Schira. Speriamo, davvero speriamo, perché da free agent tanta roba. Io vedo un Kostić che in fase di non possesso palla fa il terzino e in fase di possesso si passa a difesa 3 con Danilo che si accentra e Kostić che si alza. Però Kostić non ha mai fatto il terzino, fino adesso. Kostić ha sempre fatto il quinto in difesa, sono due cose diverse. Comunque Depay è sempre in linea con il fatto di comprare chi ci elimina la Champions, e credo che questa sia la cosa più coerente che abbia mai fatto la Juventus nella sua storia. Secondo te giocherà più lui o Pellegrini De Sciglio? Bella domanda. E ti darò una risposta nel video che preparerò, come anche ho fatto l'anno scorso, in cui ti dico, chiedo scusa, in cui ti dico il numero di presenze che faranno un giocatore e il numero di gol che farà un giocatore in Serie A. Locatelli, dice Magix. Secondo me non è tanto il problema giocatori, Luca, secondo me il problema è ancora il gioco troppo difensivo. Ah, ma questo è assolutamente una lettura. Io, più che poco difensivo, a me la cosa che veramente non mi è piaciuta l'anno scorso era questo continuo di magari subire per tot minuti, farne 10 fatti bene e poi basta, e accontentarsi di gestirla. Ma non lo sapevamo fare, cioè l'abbiamo sempre fatto magari anche altri anni con Allegri, però lì funzionava. E allora, se una cosa funziona e ti porta alla vittoria, ci sta. Se una cosa non funziona e non ti porta alla vittoria, la devi cambiare. E non puoi continuare a ripropormi quella cosa lì. E l'anno scorso Allegri ha fatto questo. Quindi, per quello che dico, Allegri quest'anno dovrà avere molto più coraggio rispetto all'anno scorso. Perché se no non si vince, l'abbiamo visto. Comunque, in questa amichevole Rovella mi ha impressionato molto più di Fagioli. Sai che anche a me, ma l'ho già detto in un video precedente. Contro il Barcellona fino al 60esimo abbiamo avuto il pallone del gioco grazie al centrocampo. Ora non sono così tanto dell'idea che sia andata così, però secondo me ha fatto un'ottima prestazione Rovella con il Barcellona. Luca, ma un video sulle liste campionato dei Champions per capire se con eventuale uscita di Ken come siamo messi in numeri CTP oppure con gli extracomunitari? Lo possiamo fare, lo possiamo fare, mi sembra un'ottima idea. Domani magari vi faccio uscire quello di Epai, l'analisi tattica, e magari nel pomeriggio lavoro per far uscire quest'altro o nel giorno dopo. Comunque dai, vediamo, lo facciamo. Ricordamelo Nicola, se sei nel gruppo Telegram, ricordamelo, mandami un messaggio che così lo facciamo. Per me gli unici interventi sensati a centrocampo sarebbero Sergej Milinkovic-Savic o De Jong o Jorginho, altrimenti mi tengo i giovani. Sono abbastanza d'accordo. Poi ovvio aggiungo altri nomi di alto livello, ma la base è corretta.
del pensiero, del ragionamento, secondo me. Secondo te, in maiuscolo, quindi proprio non cazzacci miei, quale potrebbe essere il ruolo di Gatti in questa stagione? Bonucci credo giocherà molto meno rispetto agli anni scorsi, spero che Federico non diventi Rugani 2.0. Dipende se cediamo Rugani, e se cediamo Rugani dipende da chi acquistiamo. Oggi è troppo presto per risponderti a questa domanda. Io penso alla difesa 3, Alessandro e Danilo li vedi come centrali, perché hanno poca spinta e difendono come Bonucci. Ma no, ma quello è vero. Cioè, anche l'anno scorso Allegri ha provato un paio di volte la difesa 3 e Alessandro e Danilo hanno fatto esattamente quello quando eravamo un po' in emergenza difensiva. Quindi quello che dici ci sta, però insomma. Ciao Luca, mi piacerebbe vedere qualche tuo video anche su come procede questo investimento che hai fatto sul mondo del calcio. Dimmi che ne pensi, grazie. E di cosa stiamo parlando? Quale investimento? Cioè, nel senso, di quando ho cambiato vita e ho iniziato a fare questo lavoro? Depay è destro, infatti, come dicevamo prima. Vlahovic, Mancino, sì, dovrebbero essere 5-6 mancini in tutto, ma Depay non è mancino, quindi. Miglior colpo della Juve, riuscito. Speriamo che esca, però. Povero Adrien, povero Adrien. Tra l'altro non so se avete visto, perché l'anno di Sarri e di Pirlo, no, l'anno di Sarri c'è stato parlami di Rabiot, l'anno di Pirlo e di Allegri c'è stato parlami di Bernardeschi, quest'anno è cambiato il parlami di, non so se avete visto, c'è un nuovo protagonista. E sono tutti mancini, incredibili. Luca, visto il mercato, un 3-5... No ragazzi, ancora, mi avete già fatto mille volte questa domanda in quest'ora, non credo che l'evento giocherà a 3-5-2. No, Depay non è mancino. Luca, perché secondo te quest'anno per la Champions vedo Juve possibile sorpresa? È solo sana follia? Probabilmente perché sei un inguaribile ottimista. E io sono un inguaribile ottimista, ma questa cosa non la vedo assolutamente. Quindi sei ancora più ottimista del sottoscritto. Questo fa parte tutto del carattere delle persone. E basta. Comunque io non capisco. La squadra mi dà più l'impressione di non voler fare la partita, più di non riuscirci. No, certo, è quello che ti ho detto prima. Ho risposto a te, giusto? Basta analizzare partite con l'Inter. A parte l'andata, le abbiamo sempre super affrontati alla pari sul piano del gioco. Idem al ritorno con l'Atalanta, con il Verona. Mentre a volte contro squadre come il Venezia, lo Spezia, eccetera, ci hanno tutti schiacciati. C'è l'impressione mia. Non mi sembra di aver risposto a te prima, dicendoti del coraggio e di quello che non mi è piaciuto di Allegri l'anno scorso. No, sono d'accordo. Credo che questa sia la lettura corretta, assolutamente. Ero convinto. Ah, ok. No, ok. Ti sei recluto anche te, perfetto. Su Depay che non è mancino. Ok, Depay che arriverebbe a zero, ma ha giocato meno di Dybala per problemi alla coscia, al tendine Achille. A me piace, ma anche lui tanti infortuni. Allora, è vero, questa è assolutamente una cosa da prendere in considerazione. Quest'anno col Barcellona ha fatto tante assenze pure lui. Stiamo comunque parlando di un calciatore che al Barcellona, se ben ricordo, guadagna 5 milioni di euro all'anno. Se ben ricordo, che non è tanto. Che con decreto crescita potrebbe prenderne di meno, un giocatore che arriverebbe appunto a parametro zero, giocatore classe 94, quindi credo nella piena maturazione calcistica in assoluto, che potrebbe essere sia il vice Vlahovic, sia un giocatore che gioca con Vlahovic e che potrebbe aiutare sia Chiesa che Di Maria nel turnover, perché potrebbe giocare anche ala. Quindi io vedo tanti pro nell'arrivo di Depay, fermo restando che quello che hai detto sugli infortuni è vero. Questione Rabiot United. Secondo te si concretizzerà entro questa settimana? Cosa ne pensi? Allora, Rabiot è squalificato la prima di campionato. Quindi non c'è nemmeno la fretta di dover cedere o dover mantenere perché. Quindi magari non sarà questa settimana, magari sarà quella dopo o magari non si concretizzerà nemmeno. Io credo che ormai sia palese che ci sia un forte interesse dello United. E penso anche che Rabiot non sia troppo scontento di lasciare la Juve per lo United. Paredes è un mediano o una mezzala? No, penso che sia un giocatore da schierare davanti alla difesa. Per assurdo, Miretti è quello che mi sembra più pronto e con più personalità. Ma poi quello è una questione di come ognuno di noi vede il calciatore. Cioè, secondo me il calciatore più pronto tra i tre è Rovella. Perché è l'unico che ha giocato una stagione in Serie A. Più pronto, per essere pronto per fare una stagione in Serie A. Poi magari quello con più potenzialità è davvero Miretti. Perché io dico potenzialità perché è comunque il più giovane ed è quello che ha anche giocato, cioè per dire, per follia. Fagioli l'anno scorso è stato promosso dalla B alla A con la Cremonese, però l'anno scorso Miretti ha giocato 3-4 partite in Serie A, Fagioli mai, quindi addirittura Miretti forse è più pronto di Fagioli, chi ne so, non ne ho idea, penso solo che
quelli che li hanno visti in queste settimane di lavoro possano avere un'idea. Tra l'altro Miretti si è aggregato qualche giorno fa, quindi non so. Tra l'altro Miretti ha preso la maglia numero 20 l'altro giorno, quindi significa che molto probabilmente rimarrà in prima squadra. Ciao Giacomo, grazie mille per la sub. Rovella ad un passo dal Monza, sembra un prestito secco, che ne pensi? Che allora a questo punto arriva Paredes, se esce anche Rovella, Arthur, Rabiot, non può non entrare qualcuno. E se riusciamo a vendere Arthur, Rabiot, punterei tutto su Frankie de Jong, ma guarda, caro Mark Rogg, credo proprio che non abbia senso sperare in questa cosa, perché non credo che. Chiudiamo con un buon Toselli out, assolutamente, ma per concludere al meglio, Udogie a 20 era un affarone. Mi fa male il cuore. Mi fa male il cuore a pensare che non abbiamo approfittato di Udogie, perché subito ci avevano detto no, l'Udinese non lo cede quest'anno perché vuole bla 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 bla. Invece a quanto pare lo cede al Tottenham quest'anno e mi dispiace tanto perché lo avrei preso molto molto volentieri. Speriamo che Cambiaso possa fare una buona stagione al Bologna per ritornare l'anno prossimo da titolare della Juventus. Più di questo non so che dire.